50° anniversario della prima camminata sulla Luna, l'Università di Milano Bicocca ha deciso di ripercorrere i passaggi principali dell'impresa attraverso una mostra interattiva. Il viaggio inizia in un salotto anni 50 per poi proseguire nella centrale operativa della NASA, dove sarà possibile ricostruire la traiettoria orbitale e lanciare Apollo 11 nello spazio e non solo. 50 anni sembrano tanti, ma in realtà sono pochissimi ancora oggi la Commissione europea, per esempio, decide in Horizon Europe di ritornare a questa idea delle missioni, quindi il punto focale di definire la missione, impegnare i fondi, perché questo è fondamentale, e cercare di raggiungere il risultato in tempi umani e non futuribili. Ho visto questa mostra, devo fare complimenti all'area della ricerca e ai ragazzi che l'hanno ideata, perché la trovo adattissima ai ragazzini delle scuole, perché è molto interattiva, quindi sarà sicuramente un grande successo, e questo è un ruolo che l'università si è un po' ritagliato, volontaristico più o meno, ma che ci fa conoscere per quello che siamo, cioè per l'entusiasmo che ci portiamo dentro e per la voglia di trasmettere agli altri la conoscenza. L'inaugurazione della mostra, organizzata in collaborazione con il Politecnico di Milano, l'Università degli Studi di Milano e l'Istituto Nazionale di Astrofisica, è stata preceduta da una conferenza che ha visto protagoniste le scienziate Amalia Ercoli Finzi e Patrizia Caraveo. Noi abbiamo la memoria corta e in breve tempo i nostri ricordi scompaiono. Le nuove generazioni non sanno che cosa è stato, e quindi ricordare questo vuol dire ricordare una grandissima conquista dell'umanità. In realtà non è l'America, Kennedy ha sottolineato che era la conquista di una nazione, cioè non era una singola industria o altro, ma che era un popolo intero. Ecco, in realtà è stata l'intera umanità, perché ha voluto dire che le capacità insite nelle uomini, nelle donne che abbiamo sono grandiose, basta soltanto tirarle fuori. Dall'inizio dell'avventura alla Luna fino ad Apollo 11 ci sono stati tra sovietici e americani 72 lanci e solo 25 sono stati di successo. Quindi la Luna ci insegna che gli obiettivi difficili richiedono molta perseveranza, e questo è vero adesso e continuerà a essere vero. Un viaggio alla riscoperta della Luna, concluso con la proiezione del celebre film muto Voyage dans la Lune di Georges Méliès, accompagnato da un'esecuzione dal vivo al pianoforte.